Solitamente la vecchietta più amata dai bambini viene di notte, carica di doni per i più buoni. Quest'anno però, causa pandemia, a Termoli non si è calata neppure dal tetto della Scuola Principe di Piemonte, come faceva ogni anno. Un arrivo però speciale. La Befana ha voluto fare un saluto social a tutti e ha preparato 100 calze piene di prelibatezze, che saranno consegnate alle associazioni di volontariato e destinate ai bambini più bisognosi. L'amministrazione comunale, di concerto con i Vigili del Fuoco, con i Lions Club Termoli Host, la Misericordia e l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, ha deciso di organizzare un saluto in diretta sul proprio canale Facebook. Abbiamo voluto quindi organizzare questo saluto social per lanciare quindi un messaggio di auguri, ma soprattutto per lanciare un messaggio di speranza per questo 2021. E naturalmente l'augurio che ci facciamo è quello di poter tornare presto a riabbracciarci e a rivivere quei momenti che diciamo, hanno sempre caratterizzato, diciamo, la nostra vita. Insieme al sindaco Francesco Roberti e all'assessore Michele Barile, in video call l'ingegnere Michele Di Tullio, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco. Tra i presenti Antonio Liberatore, presidente del Lions Club Termoli Host, Angelo Colaiacovo, capo reparto della stazione dei Vigili del Fuoco di Termoli, Aldo Ciccone dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco e Patrizia Colantuoni in rappresentanza della Misericordia. La Misericordia anche quest'anno sarà vicina ai bimbi più bisognosi, anche grazie all'aiuto dei Lions, che sono sempre, diciamo, una combine perfetta, Misericordia Termoli, per donare appunto le calze. In un momento così delicato era importante inviare ai bambini un messaggio speciale. Le calze con dolci e caramelle da distribuire sono state donate dal Lions Club Termoli Host. Un abbraccio e un saluto speciale a tutti i bambini. Ciao e arrivederci a presto.